Siamo con Mauro Chiodini per fare una chiacchierata in casa Osimana. Allora, Mauro, partiamo innanzitutto dalla prossima partita. Trasferta sul campo difficile come quello della San Giustese. Ci arrivate dopo comunque un pareggio positivo contro la Maceratese, anche se, ecco, diciamo, avete voglia sicuramente di vincere. E che partita ti aspetti domenica? Una delle tante partite di questo campionato che vince l'equilibrio, non c'è partita dove se non butti in campo tutto quello che hai non porti mai risultato. E la San Giustese domenica ha dimostrato che giocando contro l'ultimo in classifica anzi, hanno pareggiato loro al 90esimo, è stata una partita tosta, quindi non ci sono squadre che ti permettono di rilassarti o non approcciare nel modo giusto la partita perché, come dicevo prima, c'è molto equilibrio. La San Giustese è una squadra ben attrezzata, conosciamo quasi completamente l'intera rosa, sappiamo che tipo di squadra è e sarà una partita difficile. Ecco, tra l'altro con la Maceratese è arrivato un pareggio, hai giocato anche tu, comunque ti sei messo anche in mostra, insomma, diciamo che sei sempre un eterno ragazzo, l'età non passa mai per te. Ma vabbè, non mi piace neanche parlare di me in persona. Comunque è stata una partita che il primo tempo non sono molto soddisfatto per come abbiamo approcciato, per come abbiamo interpretato la partita. Avevamo preparato in un modo e forse il primo tempo abbiamo trovato le difficoltà che non ci aspettavamo, sia sotto punto di vista di impostare il gioco e sia anche a livello difensivo. Stato un primo tempo sottotono, sapevamo che trovavamo la Maceratese forse nel miglior periodo della stagione per loro perché venivano da un 5-0 in un pareggio San Giusto importante, mentre noi diciamo che siamo in un periodo dove qualcuno sta faticando a trovare la condizione perché chi ha giocato sempre e porta avanti dei piccoli infortuni lo sta perdendo la propria prestazione, quindi è un periodo un po' basso di forma e quindi sapevamo che potevamo incontrare un avversario così come la Maceratese che ci poteva mettere in difficoltà, però non sono soddisfatto di come abbiamo approcciato, del poco coraggio che abbiamo avuto il primo tempo. Poi siamo andati meglio, quindi quello dimostra sempre lo spirito che c'è, che anche una partita che si è messa male l'abbiamo portata a casa. Ecco, tu sei uno dei portieri che lavora appunto con Andrea Armellini. Come sta andando comunque il lavoro tra voi portieri, visto che poi fai anche un po' da chioccia magari ai ragazzi più giovani? Il lavoro sta andando benissimo, sopra le aspettative, perché Canullo è cresciuto tantissimo, rispetto a quello che era inizio campionato. Sarà pure sicuramente merito Armellini, merito mio perché lo seguiamo, noi ci crediamo in lui perché deve essere un giocatore importante anche per il futuro della società. Sta dimostrando di essere un portiere vero, ma non se fa una parata o chissà, sta dimostrando personalità, quello che chiediamo noi. Ecco, domenica ho giocato io, ma non è stato un fatto non è una scelta tecnica, era solo un fatto di dare una mano in un momento che eravamo un po' in difficoltà e quindi ho avuto pure l'opportunità di vedere che un portiere deve stare in campo con personalità e lui ce l'ha, la deve tirare fuori e noi siamo molto contenti di quello che sta facendo. Perfetto, grazie mille Mauro e buon lavoro, grazie. Grazie.